Remember those walls I built? Baby, they tumbled down. I didn't even put up a fight. Didn't even make a sound. Buongiorno! Ci troviamo nel mio nuovo studio. Dietro c'è un po' di caos, ovviamente. C'è una poltrona e c'ho tutto questo murales che devo riempire, cioè devo mettere delle cose dietro che poi vedrete più avanti. E, però non avevo previsto le lucette perché volevo fare la cosa un poco più professional quando vengono le spose, le future spose a fare le prove trucco, no? Quindi però quando registro effettivamente in fondo non mi piace tantissimo. Vedo di prendere un tavolino lì e mettere le lucette. Moglia. Erano più di 4 mesi che non registravo un video, infatti sto in quella fase in cui non riesco a ingranare, no? Non riesco a parlare con disinvoltura. Taglia tutti i capelli, che però in realtà adesso non riuscite a vedere perché ho messo questo frontino e non ve li faccio vedere perché domani li vado a ritagliare, perché avevo lasciato queste due fasce più lunghe ma erano veramente troppo lunghe, cioè sono veramente troppo lunghe, quindi adesso deve ritagliarmeli e li ho praticamente rasati tutti qui e anche un po' dietro. E ho intenzione tra un paio di mesi di fare un colore folle, perché Marco mi ha detto che va bene. e non sapevo che cosa fare. Stasera vado a cena, cioè vado a cena, vado a mangiare una pizza con Marco dopo 2 settimane di vacanza in Sardegna. E anzi, colgo l'occasione per salutare tutte le ragazze sarde che mi hanno dato 1000 consigli su dove andare, cosa fare, perché io, tra virgolette, in questi mesi sono stata molto più attiva su Instagram Stories, quindi ho chiesto lì molti consigli e mi avete dato tantissimi consigli, grazie. Quindi avevamo voglia di pizza e siccome mia nipote Fabiana mi ha sempre detto andiamo a mangiare la pizza insieme, andiamo a mangiare la pizza insieme, andiamo a mangiare, allora andiamo a mangiare la pizza, finalmente quel giorno è arrivato. Allora, ho la pelle abbastanza idratata perché ho fatto una maschera della Kiehl's purificante che lascia comunque la pelle molto idratata e ho messo sopra, al piano di sopra dove c'è la camera da letto, ho messo la crema contorno occhi di Bioficina Toscana l'antirughe. Quindi, dopo aver idratato bene il viso, passiamo già agli occhi, perché per quanto riguarda il viso poi vediamo che cosa devo fare perché non ho ancora le idee chiare. Dovete sapere che in questi mesi mi sono usciti un sacco di capelli bianchi, è come se dal matrimonio fossi invecchiata totalmente, improvvisamente, tutto a posto. Come correttore, visto che ho un accenno di occhiaia, però non è nemmeno esagerata e comunque penso che sul viso metterò poco e nulla, vado ad applicare un mix di correttori, cioè questo qui della Benefit, l'Eras Pasta numero 2 e questo qui dell'Urban Decay, il Naked Skin in Medium Neutral. Ne metto, sapete quanto, pochissimo, sia dell'uno che dell'altro, perché voglio un effetto molto sfumato e leggero, giusto un po' illuminante sul contorno occhi che leggermente è ricco di occhiaie. Solitamente per mischiare i correttori io metto un po' di quello liquido qui e poi prendo con una puntina, con un pennello piatto, e li vado a mischiare sulla mano. Ricordatevi che l'occhiaia parte da qui, quindi il correttore va dall'angolo dell'occhio e poi con l'anulare vado a sfumare il prodotto. Ok, lascio così e dopo, se si andrà ad accumulare nelle righette, le rimuovo e poi fisso tutto con la cipria. Come base ombretto vado a utilizzare questa qui di NYX, vedete qual è, che non è, diciamo, tra le migliori in assoluto, però devo dire che fa il suo bel lavoro, soprattutto quando voglio uniformare la palpebra. Quindi la vado ad applicare e l'applico con il pennello Real Technique, questo qui. Se il ciuffo si mantiene, vedete, cioè è normale? No, no, ecco. Della collezione Psychotropical di Nivi Cosmetics utilizzo questo ombretto qui che è un colore bellissimo, secondo me è uno dei più bei colori della collezione, anche se anche il verde smeraldo che dopo andiamo a utilizzare è anche tra i miei preferiti. Lo applico su tutta la palpebra mobile
È un rame che ha dei leggerissimi riflessi rosa. Non è proprio matte, è un semi-matte. Cioè, nel senso, non è iridescente e questa cosa mi piace da morire. Diffondo un po' il colore con un pennello da sfumatura. In vacanza siamo stati a Cagliari, cioè vicino a Cagliari, a Porto Sant'Elena, a casa di alcuni amici nostri. E, in realtà loro non c'erano, era un viaggio di nozze e ci hanno dato la casa, quindi abbiamo potuto vedere un sacco di spiagge lì nelle vicinanze. Quindi abbiamo visto Mari Pintau, Villa Simius, poi abbiamo visto Chia. Una sola volta siamo andati a Chia perché era lontana. E bella, bella la Sardegna, anche se comunque è un po' scocciante spostarsi, questa è la cosa che odio di più. Poi, solo sul dotto lacrimale vado ad applicare un pigmento di MAC che amo particolarmente, si chiama Pink Opal ed io spesso lo utilizzo anche miscelandolo ai fondotinta, lo utilizzo come punto luce al centro delle labbra. È molto bello perché è un tipo trasparente, c'è cioè riflessi rosa. Devo applicare da bagnato, da asciutto. Adesso prendo l'altro ombretto che vi avevo nominato prima, che si chiama Storm, che è questo blu pazzesco, blu verde pazzesco, molto scuro e pigmentatissimo. E mi servo di due pennelli. Vedete, questi sono due pennelli a sfumatura. Un pennello più piccolo con cui prendo il prodotto, un pennello più ampio che mi permette di sfumarlo maggiormente e lo applico in questa parte finale, vedete, portandomelo nella piega. E adesso me lo vado a sfumare con un altro pennello. Prelevo un altro po' di prodotto. Ok, adesso applico questo eyeliner, vedete che è nuovo. È nuovo, lo comprai in offerta, è di Wycon, di questa collezione qui tipo dell'anno scorso, e non l'ho mai usato, quindi adesso lo provo con voi. E siccome mi piaceva l'accostamento del turchese con questo arancio, secondo me è figo d'estate. Vediamo cosa ne esce fuori. Ed era una vita che non metto l'eyeliner in gel, perché ultimamente uso molto quelli lì in penna. Non è male. Prendo un po' di correttore, quello liquido di Urban Decay che ho usato prima, e vado praticamente a rimuovere le sbavature dell'ombretto che avevo applicato precedentemente, perché ovviamente io avevo sfumato verso l'esterno, però visto che ho fatto questa bella riga di eyeliner che va verso l'alto, non mi piace che il trucco esca sotto. Da che mi trovo lo applico anche sotto l'arcata sopraccigliare per illuminare. Uè, qui ci sta una sopracciglia che non ho tolto. Aspettate, eccola qua, bastarda. Un'altra. Il caldo, a proposito, non so se sicuramente ve l'ho scritto all'inizio, questo rumore di sottofondo è il condizionatore che mi permette di registrare, perché siamo a fine agosto ma fa un caldo ancora bestiale. Tutto a posto. Ok, allora adesso voglio risistemare la sfumatura nella piega, perché adesso che ho una linea guida, ve l'ho detto tante volte, possiamo andare a vedere dove vogliamo portarcela la sfumatura. Quindi io leggermente la sfumo anche verso l'alto. Una matita della collezione, sempre questa qui estiva di neve, è Isla, che è la mia preferita, che è sempre un blu petrolio più scuro ed è bellissima perché ha dei micro glitterini, però sono quasi impercettibili. Però è bellissima all'interno della congiuntiva e dura tantissimo. Vedete com'è? Sembra quasi nera, però ha questo un po' riflesso blu.
ed è pazzesca sugli occhi nocciola che virano a loro gli occhi ambra. È bellissima su quegli occhi. L'applico leggermente sotto tra le ciglia. Come se andassi a sporcare un po' la prima ciglia inferiore. Questa è una cosa che non faccio tantissimo perché di mattina è una cosa che mi piace, però di mattina è un po' pesante come trucco. Ma cosa principale, me la sfumo adesso. Cosa principale, durante la giornata, quando ci stanchiamo della giornata lavorativa, escono fuori tutti i segni della stanchezza, per cui quando truccate la parte inferiore dell'occhio si mettono in evidenza. A questo punto applico il mascara, sto testando già da un po' di tempo questo qui di nuovo di Bionique, il Defense Color 3D Mascara, che dà volume, lunghezza e curvatura. Allora, se volete un effetto naturalissimo fate una sola passata, se volete un effetto un po' più strong facendo da 2 a 3 passate si ha questo effetto ciglia finte. E la cosa diciamo bella è che comunque c'ha i dentini di silicone, quindi praticamente va anche a separare bene le ciglia. Vedete, questo è con una passata che è leggero. Questo è con 2. Questo è con 3. Lo applico anche sulle ciglia inferiori. Vedete la differenza? Però lascio un attimo asciugare perché voglio fare un'altra passata e ho constatato una cosa che non mi piace. Ossia, vedete che si vede, non so se riuscite a vederlo al videocamera, la parte superiore dell'occhio non sembra truccata su, dentro, infatti è bianca, vedete? Quindi io vado con la matita blu anche qui, perché non mi piace questo sacco di colore. La cosa bella di questo mascara è che comunque se avete gli occhi sensibili durante la giornata non vi secca la congiuntiva. Molto spesso quando i mascara sono un po' aggressive vi danno fastidio durante la giornata. Adesso applico la matita Uranus di Nabla, che è abbastanza scura, però mi piace molto perché praticamente se applicata con piccoli tocchi l'effetto è comunque naturale. Sul viso, allora, sul viso cosa applico? Siccome vedete che sono abbastanza abbronzata, non mi va di stravolgere il colorito, perché poi tra l'altro devo dire la verità, non ho grandi imperfezioni in questo periodo della mia vita, fortunatamente. Però vado leggermente con questa terra di Kiko, che è la 06, che mi piace tantissimo perché è modulabile, quindi praticamente facendo più passate si ha un effetto un po' più evidente, e la applico però solo sui contorni del viso, facendo proprio un leggero contouring, senza eccedere, perché comunque è una terra abbastanza caldina. Come illuminante, perché d'estate non si può uscire senza illuminante, applico questo che è il Mary Lumanizer di Balm, che è il mio illuminante preferito. Ho visto un po' sul web quelli che sono usciti di Mulac, quelli in crema. Io ho visto anche diverse recensioni, quindi, che sono positive, quindi sono curiosissima di provarli. Ma nel frattempo che ho diverse spese attualmente, quindi metto un po' di soldini da parte e poi li ordino perché sono curiosa. Voi li avete mai provati? Applico questo illuminante anche sul décolleté. Sfumandolo bene perché con l'abbronzatura siamo veramente, cioè io sono quest'anno, ho preso un sacco di sole, quindi non voglio creare tutto questo contrasto. Allora, sulle labbra,
Io non sopporto i gloss perché purtroppo non ce la faccio, è una cosa più forte di me e mi danno fastidio sulle labbra. Però quelli di Nivea Cosmetics ancora perché sono molto densi e durano abbastanza. Però voglio farvi vedere in action almeno uno dei due, poi vediamo se cambiarlo o no. E vado ad applicare prima la matita Pitaya, questa qua, e poi questo gloss rossetto Voyage of Life Ivernisse. Quindi vado a fare prima la correzione del mio solito labbro asimmetrico osceno. Per far durare di più il rossetto gloss, vado ad applicarlo anche negli angoli della bocca. L'odore è pazzesco. E non è male. E non è male, penso che lo tengo. Cioè, nel senso, ti sta con tutto il look, no? Niente, io mi accingo a prepararmi. Bene o male, mi sono ispirata anche al vestito che indosso, ve lo faccio vedere. È di Promod. L'ho comprato l'anno scorso, è svasato, cioè si apre sotto e vedete com'è, cioè così, molto semplice, infatti metto la scarpa bassa sotto e niente, io vi lascio, ci vediamo prossimamente sicuramente con qualche video inerente a tutte le buste delle cose che ho comprato in Giappone in viaggio di nozze, non ho ancora registrato il video, quindi sta tutta la roba qui sotto che tra l'altro mi impedisce di mettere via di sotto la scrivania. E quindi voglio registrare al più presto questo video per voi e niente, un bacione, buon settembre a tutti, ciao. Fermi, allora è successa una cosa, sto aspettando Marco che viene, che è andato a portare la mia macchina a fare la revisione tagliando non so che cosa e avevo sotto mano tutte la novità di NYX, queste qui che sono le nuove tinte metalliche NYX Liquid Suede, Prime Metallic Matte. E ho detto no vabbè, sono andata su Instagram e ho visto che tutti quanti stavano iniziando a postare le foto degli swatches e quindi ho detto no vabbè, devo un attimo provarle, cioè ne devo provare una. Allora mi sono tolta il gloss e... è pazzesca questa. Sono rimasta veramente scandalizzata, nel senso che comunque con una passata è già così. Il colore è quello che vedete e c'ha questi riflessi lilla al centro. Non so se si riesce a rendere l'idea. Questo qui è Pure Society. C'è un po' di sbavatura del gloss che avevo prima. È... non so se... guardate, bellissimo.